Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destato, si prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e andò a uccidere tutti i bambini di Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, quarto giorno dell'ottava del Natale, è la festa dei santi innocenti. È la festa di tutti quei bambini fatti uccidere da Erode in odio a Gesù Cristo. Questa festa è molto, molto antica e fu istituita nel secolo V, quindi a circa 1500 anni. Nel brano del Vangelo di oggi abbiamo così ascoltato: un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto». Ecco, egli si alzò nella notte prontamente, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase sino alla morte di Erode. Da questo impariamo un grande insegnamento, quello riguardante la fuga delle occasioni pericolose. Come San Giuseppe e la Madonna furono pronti a fuggire per mettere in salvo la minacciata vita del bambino Gesù, così noi, come recitiamo nell'atto di dolore, dobbiamo essere pronti a fuggire le occasioni prossime di peccato per mettere in salvo la vita di Gesù in noi. E sappiamo benissimo quali siano le occasioni prossime di peccato: sono tutte quelle situazioni che mettono in pericolo la nostra vita di grazia. Pensiamo ad alcune false amicizie, alcuni divertimenti, a ciò che tante volte propongono i mass media. Il cristiano forte e coraggioso non esita un solo istante e fugge queste occasioni pericolose. Chi è debole, invece, rimane lì e soccombe alla tentazione. Chiediamo a San Giuseppe e alla Madonna questa forza e questa determinazione nell'allontanare dalla nostra vita, per quanto dipende da noi, tutto ciò che è di pericolo. Sappiamo bene la storia narrata dal Vangelo. Il re Erode temeva che Gesù, nato a Betlemme, una volta divenuto adulto, un giorno lo avesse potuto detronizzare, e per questo aveva incaricato i magi di indicargli il luogo dove egli avrebbe potuto trovare il bambino. Ma i magi, avvertiti da un angelo, fecero ritorno per un'altra strada, senza riferire al re Erode quanto desiderava. E per questo motivo Erode fece uccidere tutti i bambini di Betlemme dai 2 anni in giù. Domandiamoci ora quante saranno state le vittime. Partendo da un dato abbastanza verosimile, che cioè in Betlemme ci fossero poco più di 1000 abitanti, si conclude che erano circa 30 i bambini dai 2 anni in giù. Afferma l'Evangelista San Matteo che allora si adempì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: una voce in Rama si è fatta udire, pianto e molto lamento, Rachele che piangeva i suoi figli e non voleva essere consolata perché non sono più.
Il profeta Geremia immaginava che Rachele, chi era Rachele, vi ricordate, era la moglie di Giacobbe, morta nel dare alla luce Beniamino e sepolta presso Betlemme. Ecco, immagina che Rachele sorga dalla tomba per piangere i discendenti di suo figlio, che al tempo della caduta di Gerusalemme, da Rama, dove erano stati concentrati, furono deportati a Babilonia. San Matteo ha visto in questo pianto di Rachele una figura del pianto straziante delle madri betlemite, che sotto i propri occhi videro trucidare il frutto del loro grembo. Ecco, ora veniamo a qualche insegnamento che possiamo trarre da questa festa. Ecco, impariamo innanzitutto, oltre alla fuga delle occasioni, anche il valore del dolore innocente. Quanto più è innocente, tanto più è redentivo un dolore. Quindi il dolore innocente è veramente un mistero. Non riusciamo a comprendere il perché di tanta sofferenza da parte dei bambini. Per comprenderlo, almeno in parte, questo mistero, guardiamo Gesù, guardiamo il crocifisso. Il dolore più innocente è stato quello di Gesù, il figlio di Dio, l'innocenza stessa, ecco, la santità stessa. E quindi il suo dolore ha avuto un valore immenso, infinito, per la redenzione dell'umanità. Subito dopo vi è il dolore dell'Immacolata, la tutta santa, senza ombra di peccato. Unito al dolore di Gesù, il dolore dell'Immacolata, ecco, ha collaborato tantissimo per l'opera della nostra redenzione, è chiamata anche appunto corredentrice. Chiaramente per grazia e perdono ricevuto da Gesù. Ecco, poi ecco, vi è il dolore innocente dei bambini. Vi è infine il dolore di tanti santi cristiani che sono passati attraverso le purificazioni di questa vita. Si dice comunemente che la sofferenza purifica, è vero, questo lo sapete anche voi, ma è anche vero il contrario. La purificazione, consente al cristiano di offrire a Dio una sofferenza ancora più preziosa. E questa è la vocazione di tanti santi, la vocazione di tutte quelle anime vittime che hanno tanto sofferto per la conversione dei poveri peccatori. Ecco dunque il messaggio della festa odierna. Gesù è nato per nostro amore, per soffrire per noi, per salvarci attraverso la sua sofferenza e morte in croce. Ma ha voluto che insieme alla sua ci fosse anche la nostra sofferenza. Da sola non avrebbe alcun valore, ma unita alla sua diventa molto preziosa. E la prima sofferenza che si è unita alla sua è stata quella dei santi innocenti, di quei poveri e di quei poveri genitori di Betlemme. Nelle prove della vita, nelle inevitabili sofferenze che incontreremo sul nostro cammino, diciamo per te, Gesù, per la salvezza dei poveri peccatori. Impariamo dunque, una cosa molto importante, a dare significato alle nostre sofferenze, ovvero a mettere sempre un'intenzione d'amore per tutto quello che soffriamo nel corpo e nello spirito. Anche se il più delle volte non riusciremo a capire il perché di tante prove, dobbiamo pensare che non siamo mai in balia del caso, ma siamo sempre nelle mani della Divina Provvidenza. E Dio non è mai uno spettatore inerte e impotente del nostro soffrire, ma è con noi e quindi sa trarre un bene grandissimo, immenso, dalla nostra sofferenza accolta con fede e con amore.
Siano lodati Gesù e Maria.